Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultima, direi, puntata di coaching prima delle vacanze. Allora, io do un buongiorno a Daniela e un buongiorno anche ad Elisabetta, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. vi presento, siete entrambe executive coach. Elisabetta è responsabile anche di consulenza della Fondazione Aldrini Valeriani e Daniela è anche Sales e Business Coach, DHL Quest Expert certificata. Oggi di cosa parliamo, Elisabetta e Daniela? Parliamo di tre argomenti importanti. Io direi disegniamo una sorta di triangolo. Parliamo all'apice di valori e poi metterei da una parte la cultura aziendale e dall'altra parte la gestione, quindi il management. I valori trattati in una duplice, no? Possiamo dire dimensione, i valori della persona e i valori dell'azienda. E questo triangolo che poi va a unirsi in qualche modo, non rimane più così spigoloso. Bene, io non vi porto via altro tempo, quindi lascerei la parola a voi e insomma ci vediamo dopo. Grazie Martina. Facciamo un attimo. Ti ho acceso? Ok, grazie. Allora, prima di tutto vi faccio una comunicazione di servizio. Abbiamo avuto la maniera di essere nella stessa stanza perché la pubblicità professionale e la promozione per me sono un valore e quindi questa è l'introduzione per la quale ci vedete magari ogni tanto girarci e vedete che abbiamo uno sfondo molto simile dietro di noi Infatti, perché appunto siamo se ci in giriamo non stiamo guardando il muro, ma ci stiamo guardando. Allora, vorremmo partire concludendo e completando le presentazioni che Martina ha fatto e la domanda che faccio a Daniela è la mia, che siete qui oggi. Allora, sono qui oggi e sono felice di essere qui oggi con voi perché il tema dei valori è un tema per me estremamente importante e molto caro, e questo per due motivi. Innanzitutto perché utilizzandolo nei percorsi di coaching con i coach con cui lavoro, collaboro, constato ogni volta quanto sia potente, quanto sia efficace per portare consapevolezza alle persone, fare chiarezza e illuminare la visione. Dall'altro lato, perché è un tema che è stato molto importante anche per me in un momento di cambiamento molto forte, significativo nella mia vita professionale, che è avvenuto alcuni anni fa, perché ho lavorato per 21 anni in azienda e alcuni anni fa ho deciso di intraprendere un altro percorso professionale per seguire una passione che si era sviluppata negli anni, che è appunto quello del coaching. Ho fatto una scelta molto importante e mi sono resa conto, facendo focus, su di me, che era guidata anche da un valore per me molto molto importante e direi il valore primario che ha sempre guidato la mia vita, che è il valore dell'autonomia e che mi ha supportato, guidato con forte e con serenità anche in questo processo di cambiamento. Per cui questi sono i motivi per i quali questo tema per me è importante e mi fa piacere essere qui oggi a parlarne con voi. E tu, Elisabetta, invece, perché sei qui oggi? Grazie Daniela, concordo pienamente che mi trovo molto fino a qui, perché per me il lavoro è stato un tema importante per lavorarci su di me, sulla mia storia professionale, sui miei progetti in discese, ma anche per poter avere risorse, parole, esperienze, scenari da presentare a persone di core, clienti di coaching, di aziende con cui collaboro. E allora vorrei dare una risposta centrata non su perché sei qui, ma sull'oggi. Anche perché proprio oggi, 14 luglio, così è appunto l'ultimo appuntamento di coaching di rilascio digitale prima delle vacanze. Perché le vacanze sono tipicamente il periodo in cui si pensa, si ragiona, si fa un bilancio di quello che è stato l'inizio dell'anno e di quello che vogliamo succedere nei prossimi mesi. E quindi sicuramente quello che vedremo insieme oggi, questo evento che siamo insieme,
condivisione di questi valori, nelle azioni di tutti i giorni per cui voi lavori in azienda, per cui siete un gruppo professionale, e la nostra capacità di cambiare, che mai in questo tempo è una capacità fondamentale per poter accompagnare il mondo che stiamo facendo. Quindi, perché siamo qui oggi e voi avete voluto raccontarlo, e quello che vi chiediamo è di prendere carta e penna, il vostro cappello, e di trovare anche la risposta a tre chiedi qui oggi. E cosa vi ha portato a questa live e qual è il motivo fondamentale che vi ha guidato nella presentazione di interesse per questo tema. Quindi prendetevi 30 secondi per scrivere sul vostro cappello che chiedete qui oggi. Non mi ricordo che ci condividiate, ma forse è importante che costruirete la vostra cornice per poi partecipare a questo presentamento. Intanto chiedo la regia di mettere le slide. Perfetto. Quindi possiamo andare sull'agenda, magari andiamo sulla slide della nostra agenda, quindi abbiamo sintetizzato io e Elisabetta quelli che sono i temi che affronteremo oggi in questa ora insieme, quindi introduciamo i concetti di valore, cultura organizzativa, change management, giusto per creare una cornice, un linguaggio comune, quindi per allinearci su questi concetti. Un affondo su il tema valori e obiettivi, vedremo quanto è importante leggerli insieme, vedere insieme questi due concetti, così come valori individuali e valori di team, proprio per creare questo link, partire dalla persona e andare invece a livello del team, della squadra, del gruppo. Approfondiremo un caso concreto relativo a come identificare quelli che sono i valori di un team e di conseguenza mettere in luce i valori condivisi da parte del gruppo. Un accenno su quelli che sono oggi i valori aziendali che vediamo, quindi sono maggiormente utilizzati da parte delle aziende, e poi un piccolo spazio per le domande che avremo, insomma, piacere, a cui avremo piacere di rispondere qualora ci fossero da parte vostra. Esatto, esattamente. Quindi andiamo la parola chiave, diciamo, che è il leitmotiv di tutta la nostra presentazione, che è proprio quella dei valori. Abbiamo preso in prestito per questa slide una frase, come delle frasi, un testo tratto dal libro di Simon Dolan, che è Leadership, Management e il Coaching dei Valori. Simon Dolan è uno dei maggiori esperti, conoscitori e studiosi del tema dei valori, perché da oltre 30 anni comunque sta esplorando e continua ad esplorare questo tema e anche a approfondire quelle che sono le applicazioni di questo tema, sia nell'ambito organizzativo, aziendale, sia per quanto riguarda la vita personale individuale delle persone. Leggo giusto la prima frase perché la ritengo particolarmente evocativa e significativa. I valori non sono solo parole, guidano e indirizzano il nostro comportamento e influiscono sulle nostre esperienze giornaliere. Quindi questo è il primo, diciamo, concetto chiave su cui portiamo a fare focus, cioè non sono solamente parole, ma veramente sono una spinta all'azione e determinano il nostro comportamento. Un altro aspetto importante è considerare che i valori non sono solamente quelli a cui siamo tradizionalmente abituati a pensare, quindi l'etica, il rispetto, l'uguaglianza, che sono sicuramente valori, e spesso quando ci avviciniamo a questo concetto pensiamo a questo tipo di valori, ma i valori possono essere anche tanti altri e avere delle caratteristiche anche di concretezza, di pragmatismo, come per esempio un valore per una persona può essere il successo professionale che lo guida nella sua vita, guida le sue scelte, così come può essere la leadership, l'influenza,
La determinazione può essere un valore per una persona. Altrettanto sono valori la famiglia, così come la salute, il benessere, l'armonia. Quindi uno spunto che vi diamo è proprio iniziare anche ad allargare la visione del concetto di valore ad altri ambiti meno, come dire, utilizzati. E quindi i valori ci muovono, quindi spingono, determinano le nostre azioni e possono essere anche dei motori molto forti di processi di cambiamento e di trasformazione e di evoluzione. Per questo è, diciamo, importante prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri valori fondanti e primari. Possiamo dire che sono una nostra bussola che ci guidano, per usare una metafora. Non siamo molto abituati a definire gli letterari, a rendere esplicite, siamo piuttosto invece abituati a indovinare, a riconoscere dei comportamenti degli altri, guardando negli altri si comportano. E la domanda che possiamo rifarci è da dove arriva questi nostri lavori, in che modo rappresentano per noi appunto questa bussola che nel corso della vita subisce magari qualche trasformazione, ma di solito rimane impermeata, caricata sui valori del mondo umano, quindi irrinunciabili. Qui vedete, si parla anche di credenze, di norme, allora c'è un tema sicuramente anche culturale, familiare, di tradizioni così cresciuti, e il tema dei valori diventa tanto più importante il modo in cui le persone circolano, in cui la multiculturalità è sempre più accentuata, visibile, un'esperienza quotidiana. Quindi pensiamo che questo tema dei valori sia importante oggi per le persone, per le singole persone, per gli individui, poi anche per tutto ciò che i valori rappresentano in termini di comunità e collettività. Ed è per questo che abbiamo associato al tema dei valori il tema della cultura organizzativa. Sapete anche questo della cultura organizzativa è un tema nuovo, se ne parla almeno da 30 o 40 anni, e possiamo definire sinteticamente la cultura organizzativa come la personalità dell'organizzazione. E in questo senso abbiamo a che fare con i valori, tipo, con il loro aggancio, con la loro visibilità della cultura organizzativa, ad esempio tutte le volte che ragionando di processi, attività, di situazioni, non ci sentiamo dire, o diciamo noi stessi, ma abbiamo sempre fatto così, qui le cose funzionano in questo modo, qui per noi questo è importante, così via. Quindi la cultura organizzativa è quella situazione, quell'insieme di valori che diventano comportamenti comunemente accettati, comunemente ricercati, comunemente apprezzati, o viceversa comportamenti che rivelano la loro usura, la loro inadeguatezza, la loro formale incoerenza con quello che invece è diventato importante. E da qui il tema, appunto, il terzo tema del terzo apice del triangolo che parlava di entrata, il change management, quindi la capacità di gestire il cambiamento. Allora, la domanda che noi spesso facciamo, quando le persone ci dicono abbiamo sempre fatto così, facciamo fatica a cambiare, la domanda è che cosa ci può insegnare il cambiamento? Che cosa di importante troviamo nel cambiamento? E qual è il vantaggio di cambiare? E a proposito di quello che vi anticipava Daniela, il vantaggio potrebbe essere non solamente legato obiettivi di grande portata, di grande valore simbolico, e quindi la dimensione, diciamo, più etica, ma anche una dimensione puramente del successo economico. Quindi il change management, la capacità di guidare il cambiamento, noi spesso lo vediamo applicato nell'organizzazione attraverso strumenti di lavoro, strumenti dettata dalla competenza presente di project management, ma il tema importante per partire dalla cornice è dove vogliamo andare e cosa vogliamo che la nostra organizzazione rappresenti in termini di valori. Credo che questo sia un punto di partenza importante. E per parlare di questo, per darvi appunto concretezza su questo tema della cultura e del change management, partiamo da due parole
parole che nelle aziende si usano in maniera differente. Sì, infatti abbiamo messo insieme queste due parole, valori e obiettivi, adesso approfondiamo insieme perché pensiamo che sia, voglio dire, un affondo importante da fare. E nella nostra società si parla tanto, tantissimo di obiettivi, sia nella, siamo abituati a farlo, sia nella nostra vita personale, privata e tantissimo naturalmente nei contesti organizzativi, perché l'obiettivo è diciamo una delle parole chiave all'interno delle aziende, si lavora comunque per obiettivi, indipendentemente dal tipo di ruolo, di funzione, ognuno ha i suoi obiettivi da raggiungere che confluiscono nell'obiettivo complessivo, diciamo, di quello che è l'azienda, l'obiettivo generale, l'obiettivo di tutta l'organizzazione. E quindi meno si parla invece di valori, quindi un tema che è affrontato in maniera, se vogliamo, anche marginale o talvolta, come dire, totalmente trascurato. Anche se nell'ultimo periodo è un argomento che incomincia, come dire, a fare un po' breccia, proprio perché anche alla luce di tutti i cambiamenti e del contesto generale che stiamo vivendo, molte aziende si stanno rendendo conto di quanto sia importante comunque integrare e portare sul tavolo, mettere veramente concretamente a fattor comune questo tipo di concetto e quelli che sono i valori delle persone e dell'azienda tutta. Quindi gli obiettivi possiamo dire che sono ciò che ci spinge all'azione, le tappe da raggiungere, quindi come diceva Elisabetta, dove vogliamo andare, che cosa vogliamo raggiungere, e quindi rispondono un po' alla domanda perché facciamo le cose. Gli obiettivi siamo abituati tutti, nel momento in cui abbiamo raggiunto un obiettivo, c'è già un altro obiettivo comunque successivo da raggiungere, gli obiettivi sono valutati, abbiamo anche nelle organizzazioni c'è la necessità di definire degli obiettivi proprio per poi andare a fare delle valutazioni quantitative, qualitative e mettere in atto quindi delle azioni e quant'altro. I valori, come dicevamo, è un tema che non è così quotidiano, quantomeno sino ad ora non lo è stato, e risponde invece alla domanda che cosa è veramente importante per me. Quindi cosa è fondamentale, di cosa non posso fare a meno, cosa non è rinunciabile, no? Come diceva prima Elisabetta. Quindi mettersi in contatto, allinearsi, prendere consapevolezza in primis con quelli che sono i nostri valori fondanti come persone, come individui, come primo movimento, poi naturalmente anche, lo vedremo successivamente, all'interno di contesti come può essere un team, un'azienda, è molto importante per poter vivere delle vite ricche di senso e anche soddisfacenti. Quindi possiamo dire che quanto più i nostri obiettivi personali, professionali, sono allineati ai nostri valori fondanti, quanto più questi obiettivi saranno obiettivi autentici, che ci corrispondono veramente nel momento in cui li raggiungiamo, o comunque anche nel percorso verso, a prescindere, diciamo, dal raggiungimento, ci doneranno comunque motivazione, un senso di benessere e di coerenza con noi stessi. Qualora invece i nostri obiettivi non siano allineati realmente ai nostri valori, talvolta non ne siamo neanche pienamente consapevoli, magari ce ne rendiamo conto successivamente, questo potrebbe portarci fuori strada, diciamo fuori rotta, e creare un disagio, creare un malessere, creare anche un senso di disorientamento. Per cui molto importante vedere insieme, diciamo, queste due parole e tenerle appunto insieme nella maniera più autentica possibile. Pensate ad esempio all'esperienza professionale e quante differenze possono esserci nel modo di interpretare lo stesso ruolo. Pensate alle posizioni tipiche delle nostre aziende, no? Dal responsabile amministrativo al responsabile degli acquisti, al operatore, alla macchina, al collaboratore, al manutentore. La job description dentro il mondo organizzativo è probabilmente sempre la stessa, ci sono moltissimi elementi standardizzati, ma il modo di interpretare il ruolo, il modo in cui gestire la quantità delle cose attività, delle relazioni che si intrecciano all'interno
continuare a avere però una posizione organizzativa con obiettivi definiti, condivisibili, che appunto possono essere valutati e misurati in termini di risultati. Ma quanto è importante anche ragionare della qualità con cui le persone stanno nel loro ruolo, interpretano la loro posizione organizzativa, avere un giro di dati dai loro lavori. Perché c'è un tema sicuramente di intreccio, quindi la cosa figurata. Infatti no, siamo molto orgogliosi di questa immagine appunto che abbiamo trovato e pensiamo insomma possa essere evocativa e significativa insomma per quello che è il tema di questa slide, quindi valori individuali di team, perché naturalmente si intrecciano fortemente. Naturalmente parliamo abbiamo iniziato a parlare dei valori individuali perché ognuno di noi come persona, come individuo ha i propri valori e il primo elemento, primo movimento è appunto l'importanza di prendere consapevolezza ognuno di noi di quelli che sono i valori che ci guidano, di cosa è veramente importante per noi, cosa dà un senso alla nostra vita. E dall'altro lato ognuno di noi è attivo all'interno di un contesto, opera all'interno di un contesto, si relaziona con persone, quindi la persona non può essere considerata avulsa dal contesto degli interlocutori con cui intrattiene relazioni tutti i giorni. Viviamo all'interno di sistemi, sistema famiglia, sistema azienda, sistema team, il team fa parte del sistema azienda a sua volta fa parte del sistema società, quindi ci sono veramente tantissimi intrecci che si generano. Rimanendo appunto a livello organizzativo, quindi valori individuali di team, è molto importante passare dalla consapevolezza dei propri valori a prendere anche consapevolezza di quelli che sono i valori condivisi del team all'interno del quale si opera, si collabora e quant'altro, perché sappiamo che il team non è solamente la somma delle singole persone che ne fanno parte, ma è anche un'entità a sé stante, con la sua personalità, la sua dinamica, le sue spinte e i suoi valori condivisi. Quindi prendere consapevolezza di questo dà una grandissima forza, motivazione, genera motivazione e una visione condivisa, una visione comune, un modo di fare comune per il benessere del singolo, così come dell'intera squadra. A questo proposito, sempre il tema organizzativo, una riflessione che facevamo anche ancora quasi sempre, quando si riferisce a qualcuno da essere identifici, già esiste, facciamo prima una lista di selezione, cioè, ma anche quando prospettiamo una persona di percorso di carriera, noi ragioniamo in termini competenze già possedute, mature, pronte all'uso, competenze potenziali da sviluppare, da accompagnare, da sostenere. Che cosa capirebbe se oltre al tema di competenze ci soffermassimo a ragionare anche dei valori che la persona è portatrice, sia in termini appunto di inserimento in un team, quindi nel momento della selezione, della ricerca dell'incontro e dell'inserimento di una nuova persona, sia ragionando il percorso di carriera, quindi come ti vedi da qualche anno, questo futuro. Crediamo anche qui che accompagnando è un tema più strettamente consolidato organizzativo con quello delle competenze, con un tema oggi in forte asceso di visibilità, no? Che viene dal tuo cuore, che è quello di lavoro, penso che possa portare davvero tanto bene il risultato in termini di complicità, benessere, collaborazione, capacità di portare il risultato. E poi la prossima riflessione che vi proponiamo è questa, valori dichiarati e anche agiti, perché questo è il passaggio diciamo successivo, quindi in questo flusso, in questo percorso che stiamo facendo insieme abbiamo detto è importante innanzitutto comprendere bene e avere consapevolezza di che cosa sono i valori, di quali sono in secondo luogo i nostri valori fondanti, i valori primari per ognuno di noi, e una volta che abbiamo identificato, abbiamo focalizzato quali sono questi valori, la domanda è, sono anche agiti nel nostro quotidiano? Perché non sempre è così, quindi
una domanda che vi facciamo è: che cosa ci dice di noi nel momento in cui dichiariamo che un valore è importante, è molto importante per me, ma poi le mie azioni non sono allineate a questa dichiarazione, anzi dicono magari qualcosa di diverso. Faccio un esempio: se per me un valore fondamentale è il valore della salute, per esempio, e però fumo due pacchetti di sigarette al giorno, dormo 2 ore per notte e mangio, come dire, non in maniera attenta, anzi, in realtà sto dicendo che è importante per me una cosa, e però il mio comportamento sta dicendo qualcos'altro. Quindi anche questo è una riflessione significativa, importante da fare, e comprendere innanzitutto se quello che dichiariamo è realmente importante per noi, perché magari ce lo diciamo ma non è così. A quel punto può essere un momento, no, di riflessione, per andare anche a rivedere le nostre credenze, le nostre convinzioni, e trovarne di più autentiche, così come se invece la risposta è sì, è veramente importante per me, e quello che sto facendo in questo momento di non allineato i miei valori mi sta generando frustrazione, un senso di malessere e quant'altro, che cosa posso fare per allinearmi a quello che è veramente importante, quali azioni posso mettere in atto. E, nel libro che abbiamo citato prima di Simon Dolan c'è una metafora che è molto evocativa, un po' anche di questo concetto, e dice: se le scarpe ti stanno, sono su della tua misura, tienile, e se ti stanno strette, cambiale. Quindi e spiega, diciamo, no, va a raccontare questa storia. Se noi, per usare questa metafora, indossiamo delle scarpe che sono troppo strette, nel tempo ci faranno male, ci provocheranno dei problemi, e allo stesso tempo se le indossiamo che invece sono troppo grandi, magari il problema si manifesterà più in là nel tempo, non sarà così, come dire, immediato il fastidio, però comunque cominceremo a percepire una fatica a camminare, e di conseguenza anche un disagio fisico, oltre che magari più ampio. Questa è una metafora che viene utilizzata, perché la domanda che nel libro viene fatto è: cosa penseresti se qualcuno ti dicesse che devi adattare i tuoi piedi alle scarpe che indossi? Non sarebbe forse più semplice cambiare le scarpe? Quindi è una metafora che riteniamo, insomma, sia comunque molto evocativa d'impatto, per farci riflettere se quello che viviamo in termini di relazioni, in termini di contesto, in termini di comportamenti è veramente allineato a noi stessi piuttosto che no, e di conseguenza questo tipo di consapevolezza, qualora emerga, che cosa può aprire in termini, no, di prospettiva, di nuovi comportamenti, di azioni diverse. Infatti, anche oggi a questo punto la proposta che vogliamo farvi è di prendere qualche minuto per sperimentare insieme a noi una possibilità di ragionare sui valori e appunto di vedere cosa significa per ognuno di noi il valore importante. Potremmo proporvi in maniera veramente estesa e concentrata quello che generalmente succede in una sessione di coaching, dove il punto di partenza è la situazione attuale, cosa sta succedendo, come stai, che cosa stai facendo, come ti trovi. Il successivo passaggio è il disegno, la rappresentazione, l'immaginare, la costruire una situazione desiderata, dove vorresti andare, dove vorresti trovarti, cosa vorresti di diverso, e poi da lì partire con un'azione. Quindi, questi tre passaggi, la situazione attuale, la situazione desiderata e l'azione, sono tre passaggi che, appunto, in maniera veramente condensata, vogliamo proporre nei prossimi minuti. Quindi, cartellina, e il punto di partenza sono appunto, sapete, le domande, vi facciamo delle domande rispetto al tema dei valori. E in particolare le domande che vogliamo proporvi sono queste qui. Prendetevi tempo per scrivervi almeno qualche parola di risposta a una di queste domande, perché sapete, noi nella nostra vita quotidiana scriviamo molto spesso per gli altri. Scriviamo mail, scriviamo messaggi, scriviamo report, scriviamo relazioni.
discussioni, scriviamo documentazione e così via. Quindi questo sono invece molto per scrivere per voi e per l'accesso a qualcosa magari potete dire in un momento di maggiore tranquillità. Quindi la prima domanda è: qual è il tuo valore più importante? Provate a non fermarvi alla prima cosa che vi viene in mente, che magari può essere anche il risultato di una risposta un po' stereotipata o un po' standard. Provate a pensare in questa cosa della vostra vita, in questo momento, in questo tempo, in questo mondo, per come ci siete trasformati intorno, qual è il vostro valore più importante? E per ragionare su quanto questo valore può aiutare i vostri comportamenti, magari provate a usare una scala da 1 a 10, qual è il tuo valore più importante e da 1 a 10 quanto è agito, quindi quanto è visibile nei tuoi comportamenti? Mentre riflettono su queste due domande che hai posto, ti chiedo, Elisabetta, qual è il tuo valore più importante? Perché il mio l'ho dichiarato prima, che è l'autonomia. L'ho detto subito. Il mio valore più importante, non so se chiedo, ma la vostra cosa è lasciare una traccia. Ok. E sei soddisfatta in questo momento? Ok, finito. Sì. Mi sto impegnando molto per stare informato delle cose, quindi lasciare una traccia per me significa facilitare il raggiungimento dei risultati per persone come voi. Il lavoro significa esserci quando facevo qualche richiesta e trasformare le attività quindi da 1 a 10. Ok, un buon risultato. Bene, magari i nostri ascoltatori hanno fatto un po' una riflessione su queste domande. Naturalmente la terza domanda di chiusura è in base al livello di soddisfazione. Naturalmente se c'è un alto livello di soddisfazione, complimenti, bene. E qualora invece ci sia un livello di soddisfazione che può migliorare dal vostro punto di vista, quindi che si discosta da quello che è l'obiettivo, la domanda è, lo spunto di riflessione è quali azioni potete fare per andare a allineare e a chiudere, diciamo, questo gap, quindi allineare i comportamenti per far sì che il livello di soddisfazione quindi aumenti in linea a quello che è l'obiettivo che definite. Sapete, moltissime persone in questo momento si stanno interrogando la vita su quello che viene chiamato work life balance, no? Quindi la possibilità di tenere il tempo professionale, la condizione al lavoro e la produttività con la cura di sé, la cura delle persone importanti per noi, il tempo per fare le cose che nel quotidiano sono comunque importanti. Quindi questo generalmente è uno dei lavori che ultimamente ci vengono portati anche nei sessi di coaching, no? E finché ci dobbiamo chiederci quanto è agito, quindi in che modo questa ricerca di equilibrio, ricerca di benessere, ricerca di fare bene nelle situazioni, è il comportamento, come sei soddisfatto e quale livello di soddisfazione vuoi raggiungere, perché appunto se siamo a 5 magari voglio arrivare almeno a 6 o a 7. Allora, poi ci viene da domandare la responsabilità delle azioni sostenibili, non dei piani d'azione megalomici, ma delle piccole azioni che quotidiano e magari con noi stessi possono avvicinarci a questo livello di soddisfazione. Quindi, queste tre domande poi dovete disponibili anche in materiale di questa live oggi. Sono tre domande semplici, ma se ci prendiamo il tempo di avvicinarci ci possono. Sì, una nostra ascoltatrice
Elisabetta ha scritto La libertà di essere me stessa. Quindi sì, la libertà di essere, l'autenticità, quindi la libertà di essere autentici, quindi allineati con quello che è veramente importante per ognuno di noi e agirlo, quindi fare delle scelte, mettere in atto dei comportamenti che sono allineati a quello che è importante per noi, che è assolutamente molto legato anche al concetto di libertà, di autenticità, e per questo che genera quel benessere di cui parlavamo prima. Molte volte anche con le persone vicine a noi non ci prendiamo il tempo o non abbiamo le parole per fare queste domande. E questa è una domanda importante da condividere anche con i nostri compagni di vita, con persone che ci stanno più vicine, con cui generalmente appunto passano sguardo per tantissima volte, con la mia prima di fermarsi, farsi vedere una utilizzare delle parole. E a questo proposito, passando dal processo più organizzativo a un testo che ha fatto sui mondi che noi pratichiamo e portiamo, di cui noi siamo convinte che non ci sia nessuna azienda troppo piccola per fare una seconda di valori, anzi molto spesso nelle realtà più familiari, più tradizionali, quindi con la storia più lunga, sicuramente nelle realtà di vita di noi, nella nostra cultura, nella nostra tradizione, magari molto spesso parlare di valori è percepito come qualcosa che possiamo dare per scontato. È chiaro che siamo tutti allineati, è normale che ci ritroviamo tutti negli stessi valori. Noi sappiamo che potrebbe non essere così vero, tant'è che, ad esempio, in tante realtà organizzative e non profit, si parla dei valori fondanti, e poi nel tempo questi valori si trasformano, cambiano, e le persone hanno bisogno di sedersi, guardarsi, parlarsi, raccontarsi, riallinearsi, ritrovare le parole per dirsi che cosa è importante in quella realtà organizzativa. Quindi, rispetto a questo, diciamo, partendo da questa condizione che non c'è nessuna azienda troppo piccola per parlare di valori, vorremmo raccontarvi un caso come tanti altri, no? Ma che è stato particolarmente significativo proprio perché ci è entrato su un lavoro su valori, un'azienda di circa una quantità di persone, ma una dimensione che sembra piccola, ma che in realtà è il risultato di una crescita praticamente di un raddoppio delle persone presenti in azienda nel corso degli ultimi due anni. Quindi da 15-20 persone a più di 40 persone in due anni. Che cosa significa? Che naturalmente questa crescita delle persone è stata dovuta a una crescita del business, del fatturato, nella rete di relazioni, quindi il board aziendale, il direttore generale, il presidente hanno pensato anche ovviamente di rimettere mano alla presentazione ufficiale al sito. E il sito, sapete, c'è la pagina di top, tutte le aziende, la pagina ci siamo, la nostra storia, la pagina italiana. E quindi il direttore generale e il gruppo dei responsabili hanno lavorato insieme al consulente che si fa sotto sui contenuti del progetto del sito, ma anche della parte che ci siamo, cosa vogliamo raccontare di noi. E sono stati messi a fuoco alcuni valori, e è stato assunto il tema che questi valori non possono essere semplicemente dei punti di marketing. E da lì è stata organizzata una mezza giornata di lavoro con delle persone dell'azienda sul tema di questi valori, in che modo partendo dai valori e agganciando, quindi creando, ricostruendo, riconoscendo i comportamenti tipici di ogni ruolo organizzativo, di ogni persona nel ruolo rispetto a quei valori, quindi creando dei cartelloni molto chiari, espliciti, positivi rispetto a che cosa significa nel nostro lavoro con i valori, che comportamento ci porta, ci guida, ci richiede, per poter essere credibili, coerenti. Quindi, sostanzialmente, alla fine di questa mezza giornata di lavoro è stata trovata una risposta ad alcune domande. Cosa garantisco al mio collaboratore, ai miei colleghi, al mio capo, ai miei clienti? E anche che cosa mi aspetto dal mio collaboratore, dai miei colleghi, dal mio capo?
in una struttura organizzativa sul tema dei valori si parte dall'identificazione di questi valori, si concretizzano, si rendono visibili i valori e i comportamenti garantiti da una persona nel suo ruolo e richiesti da una persona nel suo ruolo, e si arrivano a inserire questi comportamenti negli schemi di valutazione della performance, che sono appunto strumenti operativi per poter guidare le attività di tutte le persone. Quindi, certo, questo è un investimento, di tempo, in qualche modo anche molto di denaro, no? Perché fermare l'azienda per una mezza giornata, per una giornata di lavoro, per il tempo che serve a allinearsi su questi temi, può essere anche un corso, ma è un investimento. Questo è un ritorno fondamentale per poter dare una maggiore energia e benessere alle persone. E qui abbiamo riportato, diciamo, in questa slide anche per condividere con voi, ma anche per stimolare eventualmente i vostri commenti su quello che è la vostra esperienza, diciamo, quelli che sono oggi i valori aziendali che spesso, più frequentemente, comunque sentiamo citati appunto nei siti, nelle aziende, piuttosto che nelle parole stesse delle persone appunto che operano e che gestiscono aziende, dalle piccole alle importanti, senza distinzione. Quindi si parla tantissimo di sostenibilità, è un tema, diciamo, questo veramente all'ordine del giorno, di integrità, di eccellenza, anche la parte dell'innovazione, quindi tutto quello che è la prospettiva, la visione verso il futuro, anticipare i cambiamenti in un mondo in cui tutto cambia in maniera estremamente veloce, la prossimità è intesa anche come prossimità verso l'esterno naturalmente, ma anche verso l'interno, quindi una prossimità sia al cliente ma o ai fornitori, ma anche la prossimità ai dipendenti, e quindi, come legandoci appunto a quello che diceva adesso Elisabetta, proprio il fatto di creare un terreno comune e quindi farsi sentire vicini. Mai come in quest'ultimo, come dire, periodo che tutti noi abbiamo vissuto, la prossimità anche delle aziende, i propri dipendenti, è stato fondamentale anche per poter affrontare qualcosa di imprevisto, imprevedibile, che ha sconvolto qualsiasi tipo di previsione da tutti i punti di vista. E naturalmente l'inclusione, che è un altro tema molto sentito da parte delle aziende e che tiene insieme, diciamo, tanti concetti, comunque, no? tanti aspetti in questo valore. Quello che, tornando un po' a quello che abbiamo detto e anticipato precedentemente, è importante. Certo, ogni azienda identifica quelli che sono i propri valori. L'altro aspetto importante è anche che è una domanda che le aziende possono farsi: ma i valori che abbiamo identificato, i valori che sono presenti nel nostro sito, quanto poi sono effettivamente confermati dai comportamenti, dalle azioni, dalle scelte che vengono fatte e quant'altro? Quindi le domande che abbiamo proposto prima a livello individuale sono delle domande che possono altrettanto essere utilizzate naturalmente su altri piani, su altri livelli, in altri contesti, proprio per fare un po' un tagliando, no? Di quelli che sono i valori dichiarati, i valori agiti, e eventualmente identificare quelle che possono essere delle revisioni, delle puntualizzazioni, delle messe a punto per rendere, come dire, il tutto autentico, credibile, perché poi le persone osservano naturalmente, e di conseguenza la coerenza è quello che poi molto spesso viene richiesto da parte dei dipendenti delle aziende, dei collaboratori, così come di chi entra in contatto con l'azienda, dal cliente al fornitore, e quindi a livello aziendale naturalmente riproponiamo quello che abbiamo anticipato prima a livello individuale, a livello personale. Crediamo in un passaggio importantissimo: oltre a trovare etichette, no? Queste definizioni, abbiamo detto che questi valori che abbiamo cercato e visto sui siti di tante aziende, come diceva Daniela, dalle più piccole alle multinazionali, alle più dipendenti, sono certamente valori importanti, ci crediamo che siano fondamentali, ma possono avere poi una definizione specifica a seconda del contesto.
contesto aziendale, a seconda della fase di vita dell'azienda. Quindi sostenibilità di una grande azienda che lavora nel mondo della filiera alimentare può significare qualcosa per i comportamenti, sostenibilità di una piccola azienda napoletana, quindi il nostro settore può avere qualcos'altro di specifico rispetto a tutto. Quindi, per farmi un esempio di tutto questo, di come la ricerca del valore si può passare alla sua condizione che guida i comportamenti e poi riconosce i comportamenti, vediamo di inserire in questa slide i valori della comunità professionale che noi ci riconosciamo che è International Coach Foundation. E in particolare, ad esempio, appunto, se vedete la parola eccellenza che abbiamo visto anche nella slide precedente, che cosa significa per noi coach di essere eccellenza? Significa che noi stabiliamo e dimostriamo standard di eccellenza. E quindi stabilire significa che la comunità si impegna a definire, rivedere, revisionare, attualizzare questi standard di eccellenza in termini di competenze, in termini di formazione continua, in termini di metodi di supervisione. E dimostriamo significa che quando poi presentiamo una sentenza noi chiediamo che cosa si fa da dire, che cosa ci è servito, che cosa si fa da dire che questo investimento ha avuto un buon ritorno. La qualità e la qualificazione e la competenza del docente professionale. Quindi qui ci sono dei chiavi di riferimento rispetto all'eccellenza, non l'eccellenza. Come dicevo il mio collega, non l'eccellenza dell'eccellenza per 3-14, ma l'eccellenza concretizzata, specificata rispetto agli altri di riferimento. Quindi, come vedete, è un altro tema, ad esempio, molto importante in questo momento, il tema del rispetto, no? Per noi coach di essere anche il rispetto, l'inclusività, l'apprezzamento della diversità, la ricchezza di tutti i nostri portatori di interesse e stakeholder globali. E quindi noi siamo convinti e teniamo comunque per la nostra professionalità, mettere le persone al primo posto, riferendoci sempre a quello che è il nostro mondo. C'è qual è lo standard di professionalità di quello che abbiamo e la qualità della nostra attività. Quindi, per fare questo lavoro, come si arriva a queste definizioni? Si arriva attraverso lavori progressivi successivi dalle comunità locali alla comunità globale di ISF, in maniera che tutti possano riconoscersi in questo, in maniera che gli associati possano vedere che stanno lavorando di loro e di loro modo di lavorare. Ed è lo stesso percorso che si fa anche nel realtà di business, no? Con le aziende rispetto a questo tema. Cosa ci rimane da dire? Abbiamo una conclusione, perché cosa vogliamo dire alla fine? Esatto, cosa vogliamo lasciare? Che è importante se ognuno di voi si porta via appunto un tassello, che però è una domanda che può generare una riflessione, che poi può generare una consapevolezza e di conseguenza un'azione. Quindi la sintesi che abbiamo voluto fare, diciamo, in una frase, per tirare un po' il filo di tutta la presentazione, è mettere in evidenza appunto che i valori ci guidano verso quello che è veramente importante per noi come persone, per il team e per l'organizzazione aziendale. Di conseguenza la consapevolezza di questo, mettere a fuoco quali sono veramente le cose importanti per me, le cose importanti per il team, i valori importanti per il team all'interno del quale opero, così come per l'azienda. E ognuno, diciamo, di questi soggetti farsi questo tipo di domanda, di considerazione, come abbiamo detto prima, di poi fare una verifica di quello che è realmente messo in atto piuttosto che no, è solo dichiarato o è anche agito, perché naturalmente è questo che fa la differenza per un allineamento vero, autentico, percepito e percepibile all'esterno, oltre che quindi dal soggetto interessato, è molto importante. Quindi i valori, come abbiamo detto prima, non sono solo parole, ma sono veramente le spinte, la spinta fondamentale all'azione, al cambiamento, alla trasformazione, e sono una bussola che ci può veramente guidare verso una vita soddisfacente, andando ad allinearci al senso per noi importante, ognuno di noi al suo.
Quindi, un'ultima parola, visto la tema del change management, il cambiamento, no? Che le aziende spesso un motivo ricorrente nelle conversazioni e nelle strategie. Si fa change management molto spesso con degli obiettivi estremamente importanti per le organizzazioni, obiettivi di efficientamento, obiettivi di snellimento, obiettivi di reindirizzamento, oppure di innovazione, di crescita, di potenziamento. E si usano appunto per me tutto strumenti consolidati, un po' generalistici, no? Per dare obiettivi, misurare i risultati, guidare i nostri progetti, così. Crediamo fortemente che partire dal perché, partire da cosa è importante, partire da cosa è irrinunciabile, dire all'azienda perché vogliamo investire in innovazione, perché vogliamo investire in efficientamento, perché vogliamo investire in quello che viene chiamato tutto lo sviluppo dei processi. Ecco, chiedersi questo chiediamo anche per tutto il che ha una potenza straordinaria alla partecipazione di tutte le persone aziendali. Anche al riconoscimento della singola persona in questa loro fase che trovate in questa loro nostra slide. Abbiamo ancora qualche minuto e andiamo a lasciare lo spazio se c'è, infatti, se c'è un racconto o considerazione o anche domande. Se siamo andate troppo veloci, eccomi. Com'è andata? Allora, io tolgo le slide così. Sì. Almeno... Perfetto. Io direi che abbiamo fatto un excursus davvero, davvero importante, facendo un focus sui valori. Io volevo farvi una domanda. Daniela, a te soprattutto, che in questo momento funziona un po' meglio il microfono. Volevo chiedere, per quanto riguarda l'aspetto della frustrazione, perché spesso... ci si trova la parola della frustrazione, perché in un ambiente di lavoro è importante, come avete detto, condividere, no? I valori, sia nella scelta di questo ambiente, sia nella scelta anche di continuare, però rimaniamo anche realisti, e quindi spesso questa scelta che vorremmo fare non si può per diverse situazioni fare e si vive uno stato di frustrazione. Ecco, come si può in un certo senso sviare o quantomeno sopportare questo senso qui? Poi Elisabetta giustamente interviene, ho dato la palla iniziale a Daniela. Sì, allora se ho capito bene la domanda, Martina, è qualora io mi ritrovi all'interno di un contesto organizzativo, sento un po' un ritorno della mia voce, non so se voi mi sentite bene, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok, la domanda, se ho capito bene, è qualora io mi trovi all'interno di un contesto organizzativo che non mi corrisponde pienamente, come posso fare se non posso cambiare per sopportare? Esatto. Questo un po'. Sì, e dare comunque il meglio di me. Dare comunque il meglio di me. Ok, allora qua calza bene la metafora, secondo me, della scala, delle scarpe che citavo prima, no? Quindi è sicuramente importante capire che tipo di distanza c'è tra quello che io cerco e quello che trovo all'interno del contesto. Quindi questo sicuramente è un primo aspetto importante. Tu prima hai citato anche non ci sono, magari la persona rimane lì perché non ci sono altre possibilità. Anche in questo caso esplorare se effettivamente è così, che non ci sono altre possibilità, oppure sì, quali altre possibilità ci possono essere, perché tante volte persone con cui lavoriamo, che vengono, come dire, da noi, con cui iniziamo dei percorsi, non vedono delle possibilità che in realtà ci sono. Quindi anche questa è una domanda, ma
sono domande aperte naturalmente. Sì, esatto. Abbiamo le risposte, e le risposte le hanno le persone. Quindi in primis comprendere che tipo di distanza c'è tra quello che io cerco, di cui ho veramente bisogno, mi rende soddisfatto e realizzato, e il contesto all'interno del quale opero. È colmabile e come, e ampliare il concetto di possibilità altre. Tornando al primo punto, quindi, qual è questo tipo di gap, collegandomi a quello che dicevi tu adesso, cosa posso fare per rendere al meglio, è anche spesso ci focalizziamo su quello che è la distanza, ma possiamo anche chiederci quali sono eventualmente invece gli aspetti che ci mettono in contatto. Anche questo può essere un ulteriore spunto. Uno spostamento di focus, possiamo dire, no? Certo. E quindi talvolta ci focalizziamo solo su quello che non va e magari mettiamo meno in evidenza quello che invece anche va bene e ci lega. Quindi io credo che sia sempre importante anche un punto di sostenibilità. Ma qual è il punto di sostenibilità? Quali sono i costi e i benefici? Quindi portare la persona a fare delle riflessioni, ponendo delle domande naturalmente aperte, solo la persona ha le risposte, per generare una consapevolezza e supportare la persona a comprendere che cosa è veramente importante e che cosa pensa, crede di voler fare e come. Quindi aprire, no? Aprire un po' la prospettiva, perché a volte si vede solamente il punto, no? C'è un'immagine molto bella che secondo me trasmette bene il concetto di consapevolezza. Se sono dentro la cornice, non vedo la cornice. Mm-hmm. Esatto, fare un passo indietro forse. Ampliare la visione. Esatto. Se sono dentro la cornice non vedo la cornice e a volte vedo solamente una parte, oppure ho un punto di vista e attraverso quel punto di vista vedo, diciamo, un aspetto. Ampliare la prospettiva e supportare la persona, il coach, ad ampliare i suoi punti di vista permette di allargare la visione e trovare di conseguenza anche altre soluzioni che in quel momento non vede. Quindi vedere l'insieme, vedere dall'alto attraverso un incremento della consapevolezza. Io direi, Elisabetta, se hai due parole da aggiungere anche te, così chiudiamo al meglio su questo concetto di cambio di prospettiva e consapevolezza, per far riflettere durante tutta l'estate. Secondo me un altro tema importante, oltre a quello che ha detto Daniela, è cambiare la conversazione. E vi faccio un esempio proprio terra terra. Siamo in un'altra azienda e non siamo più soddisfatti, c'è qualcosa che ci manca. E quello che noi dobbiamo fare è chiedere il riconoscimento, per esempio, del professore stipendi, premi, eccetera, quello di riconoscimento di posizione, quindi un passaggio di livello, un cambiamento di ruolo. Questo è un risultato finale, ma cosa ci sta sotto? Perché ho bisogno di questo riconoscimento? A che valore risponde questo bisogno di riconoscimento? Allora, cambiare la conversazione significa presentarsi con una considerazione. Quello che mi sta mancando in questo momento è la risposta al mio valore X. E quindi, quali sono le risorse che possiamo mettere in campo per avere risposta a questo problema? Bene, bene Elisabetta, io lascerei la risposta a queste domande aperte ai nostri ascoltatori che gentilmente ci hanno seguito. Ancora ci scusiamo per un piccolo disagio di audio, ma contiamo sul fatto che i concetti più importanti anche attraverso il supporto delle slide siano passati. Vi ringrazio moltissimo e ci lasciamo con, oltre a queste domande, il prossimo appuntamento, che però sarà a settembre. Quindi continuate a seguirci e davvero grazie a tutti. Un saluto. Grazie, buon'estate, ciao.